da ortodonzista. Ho voluto Domenico in questa nuova edizione di Mattina Amica perché lui è uno che crede nell'alternativa. Lui non è uno fisso su determinati concetti che rappresenta un po' il cardine della medicina, ma è uno che evidentemente, proprio perché è specializzato osteopata, ha capito che forse qualche volta è giusto cercare le cause del male. Intanto ben tornato. Ben ritrovato. Spero che tu abbia fatto una bella estate e che tu sia pronto per tenerci in compagnia, perché abbiamo lunghe giornate da passare insieme. Sarà solamente un piacere. Bene. Quindi, Domenico, è giusta questa cosa che tu scegli una materia come l'osteopatia, in realtà ha la capacità di guardare oltre. Questa è una mia considerazione. Sì, indubbiamente questo nasce, è stata una necessità a un certo punto rispondere in maniera più adattativa, più piena a quelle che erano le esigenze dei pazienti. Nel momento in cui ci si trovava davanti a delle lombalgie o delle cervicalgie che erano invalidanti per il soggetto, però non c'erano delle cause ben evidenti che in qualche modo, sia dal punto di vista chirurgico o attraverso i farmaci, potessero curare queste sintomatologie, a quel punto io come fisiatra ho dovuto avvicinare a qualcosa che fosse diverso dalla mia, complementare la mia attività, ma senza per questo perdere le radici di quello di essere un medico. Quindi non mi sono avvicinato a delle culture, tra virgolette, estremamente alternative come quella cinese o altre, ho cercato sempre di avvicinarmi a un concetto prettamente occidentale, quella è la nostra formazione, in quanto noi abbiamo pazienti con formazione, con habitat occidentale, e ho trovato nell'osteopatia una buona risposta che mi ha aiutato a riflettere molto di più su quelle che erano le problematiche che i pazienti mi presentavano. Abbiamo trovato, Domenico ci ha portato una frase, altro è proprio un concetto che vorrei vedere insieme a voi. L'uomo di scienza che scopre un metodo innovativo lontano da ogni conformismo si trova nell'impossibilità di far accettare le proprie idee, in quanto è un concetto nuovo, un concetto estremamente nuovo, non diciamo intriso di quello che è la conoscenza attuale, però in compenso ha la possibilità di leggere negli occhi del paziente, lo ha detto grazie alle sue cure, il segno di una profonda soddisfazione. Ecco, io mi fermerei su due punti in questo caso. Il primo, si trova nell'impossibilità di far accettare le proprie idee. È difficile entrare in un sistema che ha basato tutto, da cominciare dagli studi universitari, no? A finire al discorso delle terapie farmacologiche. È molto difficile far accettare delle idee che vanno a scardinare un po', no? Questi concetti di base, diciamo, tarci, perché poi fondamentalmente l'evoluzione c'è, esiste, e quindi invece che aprirsi probabilmente a delle nuove tecniche, a delle nuove idee, si tende a restare trincerati, no? Dietro le proprie conoscenze. È così, Domenico. Quante difficoltà tu hai incontrato, incontri o trovi nel tuo ambito a riguardo? Diciamo che le difficoltà sono estremamente all'inizio, se dobbiamo essere sinceri, perché un po' la materia è nuova sia per me che per chi mi va a fare anche le stesse lezioni, non mi prepara a questo tipo di, mi porta a questo tipo di preparazione. Dall'altro canto, cioè, questo è già un problema. L'altro problema è che una medicina come questa, l'osteopatia, non ha il supporto dell'industria, non ha il supporto commerciale, aziendale. Perché? Perché praticamente è una medicina che cerca la causa e non trova nel farmaco la prima risposta. La risposta, quindi vedete come poi tornano un po' i nuovi aspetti. E quindi c'è un interesse economico, un ritorno industriale non c'è di nessun genere, quindi praticamente non proponiamo dei prodotti, buoni o cattivi che siano. Molte volte abbiamo dei farmaci che dopo un po' di tempo vengono ritirati dal commercio perché si è dimostrato che
siamo più che sono più dannose di quelle che si era detto, quindi non abbiamo un supporto commerciale di questo genere. L'unico supporto che possiamo avere, ed è quello il motivo per cui mi diceva la frase di Miero, è la soddisfazione del paziente. Il paziente che dice: ho dovuto partire, ho dovuto attraversare tutte queste informazioni o questo tipo di pianificazioni di trattamento, poi senza sottile sul tipo di risultato. Con questa metodica che io non ho mai visto da nessuna parte, questo è quello che mi dice il paziente, ho trovato un risultato. Un risultato che toglie il paziente dallo stato di invalidità, che è la cosa che a me fondamentalmente interessa, e io vedo la soddisfazione, vedo la soddisfazione del paziente, quindi mi sento in quel momento un medico e non un venditore di un prodotto che qualcuno mi ha detto che se tu vendi questo prodotto hai una percentuale sullo stesso. Quindi diciamo che tutto questo mi ha portato a farmi sentire più medico di quello che la situazione attuale mi portava ad essere. E questo ti fa molto onore, trovi una grande stimatrice di questo modo di pensare riguardo questo argomento. E pensate, è vero, aiutare una persona a riuscire in qualche modo a darle anche sollievo, no? Senza dover necessariamente ricorrere a dei farmaci o, peggio ancora, in caso di dolori acuti, a psicofarmaci, laddove si va poi a ledere veramente tutto l'equilibrio della persona. Perché molte volte, nel momento in cui non c'è un'adeguata risposta al farmaco, la tendenza è quella di dire: vabbè, lei ha problemi psicologici di adattamento, quindi di conseguenza il problema non è più di mia pertinenza, deve rivolgersi allo psichiatra, allo psicologo o a problemi familiari. Quello che io dico al mio paziente, dico: guarda, tutti abbiamo problemi, tutti abbiamo delle situazioni psicologiche in cui dobbiamo confrontarci con una realtà abbastanza conflittuale, ma questo non significa che uno che ha un dolore bisogna riportarlo in un problema psicologico. Bisogna sapere affrontare l'elemento del problema del dolore. L'elemento psicologico si associa, ma non è quasi mai l'elemento scatenante del problema. Ecco, vogliamo far vedere il prossimo quadro, Franco, gentilmente. Vedete, qui c'è una serie, un cocktail di farmaci, e a proposito di questo, appunto, vediamo, no? Lo stato del dolore si corre immediatamente al farmaco. Il problema è che fondamentalmente nel momento in cui si ha il dolore, il paziente si rivolge dall'ortopedico, il quale consiglia praticamente di fare un gesso, fare una ginnastica. Si va dal fisiatra e si fanno quelle che vengono chiamate le solite macchinette. Si va dal reumatologo e ti dà il cortisone con tipologie di farmaci. Si va dal neurologo e ti dà il farmaco per il nervo. Quindi questo cocktail di farmaci significa che fondamentalmente la causa del problema dolore non è stata ancora risolta, non è stata riconosciuta, e si gira nel fatto di imbottire il paziente di farmaci senza cercare di comprenderne la causa, che è l'elemento, solo conoscendo la causa di un problema e rimuovendo questa, che si riesce veramente a avere un controllo del problema dolore del paziente. Senti, quindi in realtà quando un paziente arriva da te, no? Si presenta che ha una difficoltà, che ha un problema che non è riuscito evidentemente a gestire neanche con l'aiuto dei farmaci, perché d'impatto con il dolore quello è il primo, è proprio il primo approccio che si ha. Poi magari si fanno le indagini, si cerca lo specialista, si va dallo specialista e quant'altro. Come riesci ad entrare in quello che è proprio il discorso della causa? Cioè, che cosa viene fatto? Anche un ortopedico cerca una causa o no? Qual è la differenza tra quello che fa un osteopata o comunque un professionista che come te è nella convinzione che la soluzione va ricercata scoprendo la causa piuttosto che l'effetto? Il discorso nasce da questo: il medico attualmente è costretto, qualsiasi specializzazione questo abbia, a trovare un elemento strumentale, cioè nel senso, se fila, aiuto il farmaco, se è efficace subito. Quindi diciamo, non è che io ho sono contrario comunque tu pure ai tanti. Il farmaco, se è efficace subito, ma se non è efficace è inutile ostinarsi, punto uno.
L'altro aspetto è che praticamente il medico abitualmente, in una fattispecie lo facevo anch'io in passato, se non trova nell'ambito strumentale significa una risonanza magnetica, un esame del sangue, un'elettromiografia, qualsiasi tipo di esame fatto, una radiografia, un'ecografia, una causa precisa che gli dia un problema, allora diciamo che quello è affidato solo all'esame strumentale, nel senso che se l'ortopedico trova un'ernia veramente grossa, importante, e questa può essere sicuramente alla base di una lombocefalgia, è chiaro che c'è un aspetto chirurgico e da questo punto si deve operare. Però nel momento in cui l'ortopedico, il paziente va dall'ortopedico, tanto dire il neurologo, il neuroreumatologo, quello che si vuole, sempre per una lombalgia, però l'ernia che si trova non è significativa, e allora là parte il caos perché dice, vabbè, chirurgico non è, allora sarà qualcos'altro. Allora in quel momento partono tutta una serie di ipotesi. Il problema dell'osteopatia è legato al fatto che non c'è una strumentazione attualmente, una strumentazione tale che ci faccia evidenziare che ci siano dei problemi per cui una colonna non funziona bene. Quello che abbiamo adesso, abbiamo la possibilità attraverso la strumentazione attuale di evidenziare se c'è un tumore, se c'è un'ernia grossa, se c'è un problema evidente, organico, ma non se c'è un problema disfunzionale, cioè qualcosa che non funziona bene. L'esempio che io faccio è quello dei denti, in ortodonzia. In ortodonzia si hanno i denti storti, se un soggetto ha i denti storti non è che crea questo dei dolori, però questo bambino, parlo del bambino con i denti storti, non è che il bambino con i denti storti ha dei dolori, ma si fa l'ortodonzia per prevenire quelle che sono le patologie che il soggetto avrà da adulto, e quindi problemi di parodontopatie, problemi di carie, di praticamente piorrea e di alterazione della struttura scheletrica maxillo-mandibolare legato al fatto che il soggetto da piccolo aveva i denti storti e non li ha curati. La stessa cosa succede per la schiena, cioè se non si comprende, però mentre la malocclusione, i denti storti si vedono, sì, certo, e non c'è bisogno di fare un attacco in una risonanza, certo, perché si vedono, certo, e nell'ambito di un problema di schiena non si vede, non si evidenzia nulla di così organico, però il problema è che c'è un mal di schiena, c'è un'invalidità in atto. Il limite dell'osteopatia è che non abbiamo una strumentazione tale che ci consente di andare a vedere perché qualcosa non funziona. Allora, mentre nell'ortodonzia si vedono i denti storti, in ambito della lombalgia bisogna valutare attraverso la palpazione, attraverso la sensibilità manuale, attraverso dei test, si valuta qualcosa che non funziona. Su quel qualcosa che non funziona bisogna lavorare perché si possa avere ragione di un problema quale una lombalgia, una cervicalgia, una sciatalgia, una cefalea, una vertigine e quante altre cose. Ecco, magari in un soggetto adulto è anche più facile noi riuscire ad individuare determinate cose, però, e noi di questo ne parleremo, dedicheremo ampio spazio a questo, perché io credo che questa sia vera prevenzione. Il bambino, tornando al bambino, noi anche l'anno scorso abbiamo fatto un excursus veloce su questo, addirittura in neonati, ma addirittura il feto nella pancia della mamma può anche essere trattato attraverso la tecnica dell'osteopatia. Indubbiamente, perché i problemi per cui, il motivo per cui poi io, sia come fisiatra che come osteopata, a un certo punto ho sentito la necessità di avere un approfondimento di una branca che sembrerebbe lontana da queste problematiche legate al dolore, si è occupato di ortodonzia perché vedevo che molti dentisti in realtà utilizzando bite o facendo degli apparecchi particolari riuscivano ad avere ragione di problematiche legate al dolore. A quel punto mi sono posto il problema perché ci riuscissero, e lì allora ho dovuto approfondire, ho studiato, e mi sono reso conto che in realtà molti dei problemi che l'adulto ha sono dei problemi che da bambino non sono stati trattati adeguatamente o non sono stati intercettati adeguatamente. Al di là di quello che può essere un evento traumatico, un incidente, certo, una caduta, tutto quello che vuole. Però se un soggetto che si trova ad essere lombalgico o con problematiche cervicali e non trova un motivo traumatico per cui si trova in quelle condizioni, molto probabilmente questo problema l'aveva in maniera latente, in maniera nascosta, l'aveva anche quando era bambino. E questo nasce l'esigenza che l'osteopata
possa in qualche modo interagire sui bambini, proprio perché può intercettare questi problemi che poi si evidenzieranno in maniera più acclarata in adulti. Tant'è vero che la federazione, il sindacato dei pediatri, della Federazione Internazionale dei Medici Pediatri, a livello nazionale, nell'ultimo congresso, hanno creato una sessione in cui c'era un confronto tra pediatri e osteopati, come interagire tra di loro per, a favore questo del piccolo paziente. Ed è questa una grossa sensibilità da parte del mondo pediatrico in ambito nazionale che si è avvicinata a questa branca, anche perché è una branca, quella dell'osteopatia, che al limite non, diciamo, non può, più di male peggiore che può fare e che non è dare risultato, ma non certo di quello di creare danno. Esatto, senza ricorrere poi, dover ricorrere necessariamente a uso, all'uso di farmaci o comunque di forzature. Che poi nel bambino il farmaco, nel bambino è l'estrema razio, quindi non è che come nell'adulto dove si, è più facile che si vada a impasticarsi un attimino più facilmente. Nel bambino prima di dare un farmaco bisogna pensarci molto di più e questo è un motivo per cui poi i pediatri, diciamo, hanno teso l'orecchio nell'ambito osteopatico, proprio perché le possibilità terapeutiche del pediatra in ambito del bambino è molte volte affidarsi alla capacità del bambino di reagire al problema. Quello di poter interagire con un collega o uno che si occupa di questo tipo di problematiche lo può sollevare da un certo punto di vista nell'affrontare delle problematiche che la mamma pone, che possono essere i piatti, le ginocchia, la deambulazione sballata, la mancanza di attenzione. Questo nell'adolescente, però magari nel neonato ci possono essere le coliche, il bambino pigro, i vomiti, eccetera, che non si conosce la causa, posture anomale che il bambino assume, irritabilità notturna. Ci sono dei casi che ho anche potuto in qualche modo documentare come queste situazioni vanno a cambiare la vita del bambino, ma anche la vita dei genitori che gli stanno accanto. E tutte queste poi sono ovviamente delle faccende, chiamiamole così, che ritroveremo poi in età adulta, ovviamente trasformate e adeguate ad un corpo adulto, ad una mentalità adulta e quindi in grado di procurare poi davvero dei seri problemi, no? Eh sì, e qui l'importante della prevenzione è il bambino, proprio perché il bambino sarà il futuro adulto. Allora noi nel bambino facciamo già della prevenzione trattando le scoliosi. Prima non si trattavano le scoliosi, adesso si trattano le scoliosi, proprio perché poi si sa che nel soggetto adulto questa scoliosi che è minima nel bambino poi nello soggetto adulto diventa peggiore e diventa invalidante. Lo stesso si fa in ortodonzia, tratti il bambino, il dentista ortodontico, non tratti quando è adulto, perché nell'adulto poi i compromessi sono notevoli. Quindi ci sono tante cose che vanno intercettate quando il bambino è in fase di crescita, in maniera tale che sia un buon adulto, sia una buona vivibilità d'adulto e non che magari si trascurino delle una serie di cose da un soggetto del bambino in fase di crescita e poi ritrovarci degli adulti che hanno problemi di qualsiasi genere, che comunque tenendo conto che la vita si è allungata, siamo andati lungi, a quel punto bisogna avere una capacità di prevenzione molto più attenta che in passato, proprio perché la vita si è allungata e se vogliamo stare bene in età anziana dobbiamo saper prevenire adesso. Bene, avete capito che qui c'è da dire tantissimo e da vedere tantissimo, quindi noi ritroveremo sicuramente la settimana prossima il nostro amico, il dottor Domenico Diella. Io ovviamente lo ringrazio. Questa è una settimana, chiamiamola un po' di introduzione a quelli che saranno gli argomenti che scorreremo nel corso dei nostri appuntamenti. A proposito di questo, io vi invito a scrivere, cara amica, ti scrivo, mi raccomando, cogliete al volo questa possibilità e questa opportunità. Le vostre lettere dovranno essere indirizzate ad Amica Nuove TV, via Callano 161 76 121 Barletta. Avremo uno spazio dedicato esclusivamente a questo e poi potete, che ne so, conoscere i nostri ospiti se dovesse interessarvi per esempio sottoporre un argomento particolare ai nostri ospiti, potrete farlo tranquillamente. Abbiamo anche una mail che è mattinaamica, mi raccomando, attaccato tutto, scritto tutto quanto insieme, @amicanuove.tv. Vi comunicheremo il numero degli SMS che potete utilizzare esclusivamente per interagire con me e con questo spazio ad Amica Nuove. È tutto, io vi ringrazio per la gentilezza,
per averci seguito anche quest'oggi. L'appuntamento è per domani, ricordate, alle 9 con Mattina Amica, qui naturalmente.